Ciao a tutti e tutte, grazie per avermi invitato al Festival dell'Oltreeconomia, a Enzo e a Francesca. E durante la pandemia stiamo vivendo lotte collettive molto importanti in America Latina. Si vede? Sì, si vede. Bene, uno di questa lotta sta accadendo proprio ora in Brasile. Più di 6.000 indigeni amazzonici sono accampati da diverse settimane a Brasilia, dove il Parlamento sta discutendo una legge, Marco Legal, il nome, che può impedire la continuità delle terre indigene. Deciso, è una parte della Costituzione. Fanno parte de 176 popoli che chiedono rispetto per i loro territori che vengono attaccati dalle guardie private delle compagnie minerarie e agroalimentari. Questa è un'aggressione permanente ai popoli indigeni e alle terre indigene. Il Campo per la Vita, è il nome, è stato installato dall'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile, che in una settimana ha bloccato 43 strade in tutto il paese. Una dichiarazione del movimento, si intitola Ci resta solo la guerra. Ovunque guardiamo vedremo una guerra per la terra. Il potere infatti è la terra. Loro lo sanno ed è per questo che ci perseguitano. Abbiamo solo il nostro corpo, il nostro coraggio e pochi territori per vivere con dignità. Questo è ciò che prepara alla battaglia. Che ci prepara alla battaglia. Questa è una lotta più importante per i popoli amazzoniche del Brasile. Ma in questi, una seconda lotta molto importante è la Minga indigena negra e popolare che ha lasciato il Cauca, nel sud del paese della Colombia, nel novembre dello scorso anno ed è arrivato una settimana dopo a Bogotà. Queste sono immagini della incredibile Minga lavoro comunitario, lavoro collettivo, negra, popolare e indigena. 8.000 indigeni sono arrivati a Bogotà in difesa della vita a causa delle continue violenze contro i popoli. Nei loro territori le popolazioni indigene mantengono i Minga verso indietro. Questa è la guardia indigena, senza armi, per la difesa collettiva. Nella Minga della guardia indigena partecipano giovani, bambini, anziani, tutta la comunità. La Minga verso indietro con baratto, questa è una foto di un baratto, feste, arte, musica. È un intercambio di valore di uso, non di merce. La persona arriva con alcuni frutti si ritorna con altri questioni, no? Con altri produzioni. No. Bueno. Da quando l'organizzazione ha deciso di affrontare la pandemia con la Minga verso l'indietro, le colture, i raccolti, il baratto hanno acquisito centralità nelle loro vite. Il baratto, parlano l'indigene, è un'alternativa politica per questi tempi. Baratto da prodotti di climi diversi, con punti di incontro e scambio, dove predomina il bisogno, non il valore.
Noi scambiamo senza un'equivalenza di valori, ma ciò di cui ognuno ha bisogno. Questo è per noi molto interessante perché è una forma di relazione non capitalista. Durante la pandemia, i popoli indigeni sono in la prima fila nella lotta per l'autonomia, la vita contro l'estrattivismo e contro il capitalismo. Un caso è il governo territoriale autonomo della nazione Wampis. È un piccolo popolo di alcuni migliaia di abitanti, ma è una referenza per altri gruppi indigeni. In questo momento, 12 popoli amazzonici del Brasile andano in un processo di costruzione di autonomia. Il popolo e la nazione Mapuche in lotta per l'autonomia nel sud di Cile ed Argentina. Per noi, i popoli indigeni sono referenti politici e naturalmente un referente importante in questi momenti è la gira zapatista. Noi parliamo di gira zapatista quando parliamo di questa approssimazione dei zapatisti all'Europa. Ma voglio arrivare a un'altra situazione. Ora vorrei avvicinarmi alla rivolta colombiana. La rivolta colombiana hanno cominciato il 28 di aprile, è il più grande movimento popolare di tutta l'America Latina durante la pandemia. Questa è l'importanza della lotta colombiana. Perché è la lotta più importante? Perché è una lotta che ha cominciato il 28 aprile con un sciopero deciso dalle centrali sindacali, ma i giovani hanno cambiato completamente, modificato questa convocatoria. Io voglio compartire una scena interessante. Si vede, no? E voglio esplicare di che cosa parliamo. Come era successo nel novembre del 2019, la popolazione più giovane è entrata in sciopero con grandi manifestazioni, superando l'appello che prevedeva uno stop solo di 24 ore. I giovani che non hanno futuro in una società estrattivista con un governo di estrema destra, come il governo colombiano, che uccide centinaia di persone nel campo e nella città, sanno che la repressione è pronta ad agire in qualsiasi momento. Le manifestazioni si sono svolte in tutta la Colombia, in tutte le città. Noi parliamo di milioni di persone in manifestazione, in lotta durante 2 mesi, 60 giorni nella Colombia. Ma la cosa più importante è che sono state create due forme completamente nuove di azione. Una è la prima linea, è una forma di autodifesa collettiva per agire collettivamente nella cura delle persone che sono per la strada. In generale, le prime linee sono costituite da giovani uomini e donne che usano gli scudi per la loro difesa individuale e collettiva. Ma c'erano in prima linea de madri, de mammas, de sacerdoti della religione cattolica e di altri settori che hanno deciso che era necessario difendersi
collettivamente dalla brutalità delle squadre immobili della polizia militare. Noi parliamo di 400 desaparecidos in questi due mesi e di 70-80 assassinati. Il secondo non erano questo video che voi sta mirando, i punti di resistenza. Si tratta di grandi spazi urbani, come piazza o confluenze di viali, che sono stati occupati stabilmente per due o tre mesi per centinaia di persone. Questo era importante perché in questo spazio esiste la biblioteca, la cucina, un spazio per andare per il gioco, per la musica, per il teatro, per mangiare, cucina collettiva. In questo ponte di resistenza era una vita collettiva completamente nuova, dove i giovani tifosi di diverse squadre confraternizzano e dove le donne del quartiere apre la porta per giovani che non conosci. Alcuni di questi giovani hanno stato nella prigione, sono delinquenti. Ma la cosa più interessante è che i ponti di resistenza in Cali è una città di popolazione negra, di popolazione afro, ha costruito 25 ponti di resistenza. Che è un ponte di resistenza? È uno spazio liberato, con barricate, chi non può entrare qualunque, ma con la autodifesa collettiva. Un caso molto interessante è che la Guardia Indigena ha arrivato a Cali 5.000 guardie per aiutare, per solidarietà con questi ponti di resistenza, perché la brutalità della polizia e di alcuni vicini armati dei barri privati era molto, molto violenta, no? Questa costruzione è un monumento, noi parliamo di un antimonumento che si chiama Resiste, che è il monumento è di 10 metri, 12 metri di altura, con un pugno nella parte superiore, e il pugno è qui, il pugno è qui, è un cuore anche, le persone parlano, questo è un pugno, ma è anche un cuore. Questo è molto interessante per noi. Ma in questo monumento ha lavorato tutta la comunità e creato in 10 nuovi giorni di lavoro i colori, la pintura e anche una creazione collettiva. Questi sono gli scudi che utilizzano la prima linea per la difesa e la pintura è realizzata per molte persone, non è una opera individuale come i monumenti tradizionali della nostra città, ma è un'opera comunitaria, un lavoro comunitario, una creazione comunitaria. E per me la conclusione di questa idea è che la lotta urbana, Colombia è un paese tradizionale di lotta dei contadini, di lotta rurale, ma questo è un momento nuovo nella Colombia di lotta urbana che ha creato comunità, che ha creato relazione sociale di solidarietà nuova, ha creato comunità e
Dopo forma di lotta, resistere per una parte e anche creare. Questa è una creazione, come la biblioteca, come il spazio per lo pranzo collettivo, come lo spazio per la sanità, perché nelle punte di resistenza esistono spazio per la sanità, per attendere alle feriti, per la polizia. Che sono molti. Questo è il ritratto degli assassinati per la polizia in questi antimonumento, che è una meravigliosa creazione collettiva. La capacità dei popoli in movimento non solo di resistere, ma anche di creare lo nuovo, è in questo momento una caratteristica molto importante dei movimenti sociali nell'America Latina. Noi parliamo per questo di popoli in movimento, non di movimento sociale, di popoli in movimento. E non è esattamente la stessa questione. Un movimento sociale è la domanda allo Stato, ma un popolo in movimento è l'autocostruzione di un mondo nuovo. Perché? Perché nel mondo dello Stato e dello capitale non ha futuro per noi. Costruire educazione, costruire spazi per noi, pranzo, salute, tutte le forme di vita è una questione molto importante per la sopravvivenza collettiva. Bene, questa è la mia idea principale, compartire con voi, perché credo che durante la pandemia la lotta è forte, è molto forte. In alcuni paesi la situazione non è buona, è difesa. Stiamo vivendo una guerra contro i popoli, dopo parleremo di questo. Ma è importante credere o affermare l'idea de che durante la pandemia, sulla pandemia, è possibile la lotta, la resistenza, anche la creazione del mondo nuovo. Tante grazie.